Archiviato il discorso calendario per il Teramo, continua la telenovela Cianci. Il giocatore è sul mercato da quando è tornato dall'ultimo prestito al Bari. Non è un mistero che le trattative con Palermo e Padova fossero già in fase avanzata prima dello stop al momento della valutazione del cartellino dell'attaccante, che ha impedito finora la fumata bianca. Il nodo è tutto lì e anche col Catanzaro la questione sembra essersi decisamente complicata. Tutto balla sul filo di alcune decine di migliaia di euro, perché il Teramo, Iachini in primis, sa che la metà di quanto incasserà dovrà girarlo al Sassuolo. Il Catanzaro nel frattempo si sta cautelando acquistando Michele Vano del Perugia in uscita dal club umbro. Se i calabresi insistessero chiudendo per il 29enne romano, allora la pista Cianci si complicherebbe alquanto, col rischio che a Teramo rimanga un giocatore chiaramente scontento. Ma se Cianci non parte, il diavolo non ha la casella libera per cominciare a pensare all'eventuale sostituto. Nel frattempo Guidi continua a lavorare col gruppo, che non ha più Simone Santoro e non ha più Salim Diakité, che nelle scorse ore ha firmato un contratto quadriennale con la Ternana. A questo punto serve anche un innesto dietro, visto che la partenza del Franco Magliano, adattabile sia come esterno di difesa che come centrale, lascia Guidi con Rillo, Bellucci, Trasciani, Soprano e Piacentini. È evidente che manca più di qualcosa, con la mediana che ha appena abbracciato il giovane faentino Marco Fiorani, centrocampista classe 2002, ultima stagione a Ravenna, appena retrocesso nel campionato di Serie D. Ufficiale invece da qualche ora l'arrivo tra i pali di Andrea Tozzo dalla Ternana in prestito con obbligo di riscatto nell'ambito proprio della trattativa di Diakité. Classe 1992, originario di Riva del Garda, il numero 1 si è forgiato nelle giovanili di Verona, Sponda Hellas e Sampdoria, nel percorso che lo ha portato fino alla massima serie, per poi conoscere la cadetteria Latina, Novara e Verona e la Serie C, vestendo le maglie di Portogruaro, Novara, Matera e Ternana, vincendo il campionato con i piemontesi nella stagione 2014-2015, mentre nel torneo ultimo ha difeso la porta del Mantova. Intanto le avversari del raggruppamento B hanno già messo in cantiere parecchi colpi di mercato. Nelle ultime ore, dopo il sorteggio del calendario attivissimo, il Siena, appena tornato tra i professionisti grazie al ripescaggio, i bianconeri toscani, che affronteranno il diavolo il prossimo 5 settembre al Bonolis, hanno tesserato l'esterno offensivo Lores Varela e il centrocampista Tommaso Bianchi, che si è svincolato d'ufficio dal Novara, così come tutti gli altri giocatori che militavano con formazioni che non hanno avuto i requisiti per mantenere il professionismo. Un ex Teramo invece come Danilo Boulevardi, che in biancorosso è stato qualche stagione fa, si è accasato a Gubbio dopo l'esperienza a Legnago. Guidi dal canto suo invece sta cercando di inserire i nuovi in un organico comunque da integrare in poco tempo. Tra 18 giorni la prima di campionato, ma sabato 21 c'è la gara di Coppa Italia col Monterosi al Bonolis. La sensazione è che il diavolo guardi a quella partita pensando che saranno soltanto le prove generali dell'esordio a Chiavari del 29 agosto.